Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Se c'è chi farebbe carte false, e chi le ha fatte, pur di entrare a far parte del GF 2023 e chi invece non ci pensa proprio e non scende neanche ad intriganti compromessi. Un attore icona degli anni 90, era estremamente tentato ma poi ha detto no ad Alfonso Signorini. Nella sua vita è successo ben di meglio. Non sarebbe stato il primo reality al quale avrebbe preso parte. Diversi anni fa partecipò alla Fattoria di Barbara D'Urso per poi essere eliminato nella quarta puntata. Di recente aveva annunciato ai suoi fan in rete la possibilità di entrare al GF 2023 e ne pareva felice, ma poi un evento gli ha stravolto il quotidiano. GF 2023, l'attore rifiuta l'offerta, sto con mio figlio. Al GF 2023 mi vogliono a tutti i costi. Che dite, ci vado. Aveva scritto l'attore in questione, un po' di giorni fa, sul suo account di Facebook, dove una lunga serie di ammiratori nostalgici lo seguono da anni. Ovviamente, siamo in attesa della nascita di nostro figlio tra domani e dopodomani. Ma voi che cosa ne pensate? Aveva poi annunciato l'interprete ponendo inevitabilmente di fronte un ostacolo non da poco. Infine il lieto evento è giunto e, naturalmente, Francesco Benigno ha realizzato quale fosse l'occasione più importante da vivere e ha scelto di viversi i primi 4 mesi di suo figlio Giovanni Roderico Tiago. Cari autori del GF, grazie per l'offerta ma rifiuto, mi godo mio figlio, le sue parole. Insomma, il mancato ingresso della star di Mary per sempre e di altre produzioni avrà deluso qualcuno, ma è comprensibile. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.